È uno scempio, una vergogna, uno schifo. Vorrei stare in silenzio tutto il video, tutto il santissimo video. Silenzio, dissenso. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Inside. Oggi siamo qui teoricamente per fare l'analisi e le pagelle di Milan-Chelsea 0-2. Praticamente non so che cosa uscirà. Se veramente sono senza parole, mi viene difficile, mi viene molto molto difficile fare questo video. Facciamo così, se siete indignati pure voi dello scempio andato in onda ieri sera a San Siro per colpa del signor Schibert, lasciate like, mi raccomando, condividiamo a più non posso questo video, iscrivetevi pure al canale di Mina Inside e attivate chiaramente la campanellina in descrizione di tutti i link per seguirci in Zen dappertutto e il sito internet. Veniamo a noi. Che cosa dire? Ci sarebbe da dire che è andato in onda uno scempio ieri sera di fronte a 75.000 persone che si erano recate con il massimo dell'entusiasmo, con il massimo della speranza, fiduciose di assistere ad una bella partita, che però tale non è stata. Per colpa di un uomo, di un singolo uomo, il signor, se così si può chiamare, Schibert, l'arbitro che ha messo in piedi questo teatrino di ieri sera, inventandosi un'espulsione, un rigore con conseguente espulsione al 18° del primo tempo, con, povero mal capitato, il nostro Ficaio Tomori. È una vergogna, non ho altre parole. Mi verrebbe da dire, potremmo indirizzare l'analisi su tanti aspetti. Sul fatto che le sensazioni che il Milan aveva dato nei primi 18 minuti erano state molto positive, potremmo concentrarci sul fatto che nonostante abbiamo affrontato 70 minuti e più di partita, abbiamo creato le nostre occasioni e abbiamo sbagliato nel non concretizzarle, quella con Giroud, quella con Tonali che mette in mezzo il pallone inizio secondo tempo, quella con Dest, il contropiede Leao dove viene fermato da Koulibaly. Potremmo improntarla su tante cose. Ripeto, la cosa che fa più rabbia, può darsi che alla fine poi il Milan, può darsi pure che la partita la perdeva per 2, 3, 4-0 e che il fuoco di paglia dei primi 20 minuti, insomma, rimanesse sterile, poteva essere tutto, ma non così. Non così. Un episodio del genere avvenisse al 90° sul risultato di 3-0 per gli avversari, dice, vabbè, si sì, ha sbagliato, la ciliegina sulla torta, però manco ti prenderesti rabbia più di tanto. Passare invece 70 minuti di partita con la rabbia in corpo che inevitabilmente va a condizionare la prestazione dei ragazzi in campo, perché chiaramente immaginate 11 giocatori che scendono in campo
super concentrati, super attenti, non stavano sbagliando niente. In difesa stavano, nonostante continui uno contro uno, stavamo vincendo tutti i duelli. Vedi Bennacer su Sterling o vedi Gabbia su Aubameyang. C'era un certo pressing per cui recuperavamo velocemente palla. Alla fine è vero che sull'imbucata di James un po' di responsabilità difensiva c'è, perché quello è un pallone che insomma non può passare. Però, allora, partiamo dal presupposto, io voglio essere più onesto possibile. Io non sto dicendo che Tomori non abbia fatto niente. Che non abbia minimamente toccato o chissà che altro. Tomori non strattona come dice il signor Hubert, non strattona, ma follia, non lo strattona, non gli prende palesemente la maglia, non si aggrappa palesemente alla maglia. Ti mette la mano cercando un po' di spostarlo, di approfittare della sua diciamo superiorità fisica, perché era più forte fisicamente di Tomori, pardon, di Mount. Non gli tira la maglia. Nonostante questo impedimento da parte di Tomori, che un po' di astuzia, di furbizia, di esperienza, di fisico tendeva di fermarlo, Mount arriva a tiro anche con una certa libertà, rigore, e ciliegina sulla torta, rosso, che sinceramente nel momento in cui fischi rigore là, un metro dalla porta, è inevitabile che sia ultimo uomo Tomori. Chiaramente quello è stato l'episodio che ha rovinato la partita. Perché? Perché chiaramente poi subentra, ripeto, rispetto all'inizio dove eravamo belli presenti, concentrati, tosti, duri e qua in compagnia cantante, inevitabilmente subentra rabbia, subentra frustrazione, perché poi il fenomeno che ha arbitrato ieri sera non ha finito lì la sua entusiasmante performance, no, ha continuato ad ammonire come se non ci fosse un domani, come se fosse l'ultima partita della storia del calcio. Ha continuato ad ammonire. L'ammonizione sul rigore ha ammonito Giroud e Mount. Non ho capito sinceramente il perché. Allora, chi vede le statistiche di falli e cartellini vede 11-12 falli del Milan contro i 16-17 del Chelsea. Il Milan 6 gialli e un'espulsione, il Chelsea 3. 3. 3. Di cui uno Sterling a gamba tesa su Krunic e non ammonito nel secondo tempo quando mette le mani a collo a Bennacer. Koulibaly che ha commesso non so quanti falli, così come James mai ammonito. Io veramente non so che cosa dire. Poi è chiaro che tutte le analisi di sto mondo vanno a farsi benedire. Vanno a farsi benedire e si può dire poco altro. Ripeto, l'unica cosa che si può analizzare un po' più lucidamente è che noi abbiamo avuto, nonostante tutto, le nostre occasioni e non le abbiamo sfruttate. Perché è chiaro che poi con un uomo in più il Chelsea comunque c'è giocatori di qualità, ti mettevano in mezzo nel palleggio e facevi fatica a recuperare il pallone. Poco da dire. Per quanto riguarda le pagelle, mi potrei avventurare in voti che sarebbero, sinceramente non mi va. Non mi va, sapete perché? Perché sarebbero voti dettati, mi sono messo davanti a lui, sarebbero voti dettati, ripeto, da una partita che non doveva essere così. E quindi, per esempio, faccio un esempio: se il Milan avesse pareggiato o vinto, Gabbia per me gli riprendeva 7. Invece così, comunque perso 2-0, comunque se è andato un po' in difficoltà, prende 6 e per me, 5 e mezzo, 6, per me non è un voto veritiero. Mi limiterò
a dire tre migliori e tre peggiori, che sinceramente in questo momento non ho in mente e che quindi analizzerò con voi. Partendo dai tre migliori, potrei giusto appunto nominare Gabbia, perché fino a quando la partita era una partita normale, uno contro uno contro Aubameyang non gli aveva dato mezza occasione, l'aveva puntualmente e perennemente anticipato e fermato. Mi verrebbe da nominare Bennacer, aveva cominciato molto bene, sia in fase difensiva nell'uno contro uno con Sterling, sia in fase di impostazione di recupero palla, e sia anche a livello di lucidità. E un altro che mi verrebbe da mettere nei migliori, potrei mettere Okalulu, che comunque ha fatto bene, o Tatarusanu, che ha fatto, diciamo, qualche parata buona, seppur ostinandosi a fare dei rilanci e dei passaggi che non gli competono perché non è in grado. Tra i peggiori, a malincuore, devo mettere necessariamente Giroud, perché se quel colpo di testa lo mette, magari la partita cambia, nonostante le 11 contro 10. E mi verrebbe da mettere, Dio mio, chi mi è venuto in mente? Mi verrebbe da mettere Dest. Guardate ragazzi, io non gli dico manco più di tanto sull'occasione che ha avuto nel secondo tempo, dove inconcepibilmente non è riuscito a prendere la porta. Ma c'è stato un calcio d'angolo nel primo tempo, sul finire del primo tempo, dove il pallone rimbalzava, lui correva, 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 alla fine non lo so che ha visto, ma c'è avuto l'apparizione di un extraterrestre e si è allontanato dal pallone in maniera insensata. E poi, come peggiore in campo, non mi sento di mettere altro. Forse un pochettino Tonali, ma si vedeva che sempre era molto, molto nervoso. Un reale peggiore in campo c'è stato ed è stato l'arbitro. Poco altro da dire, signore. Quindi, ragazzi, questo è quanto. Mi dispiace aver affrontato questo video in maniera un po' rabbiosa, un po'. Ecco, diciamo poco allegra, però mi devo un attimino riprendere, quindi mi capirete, spero, credo, assolutamente. Questo è quanto, ragazzi, ripeto, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, scagliamoci tutti contro l'arbitro, suggerimento. Mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione ancora una volta tutti i link per seguire Acimino Insight dappertutto e sul sito internet www.acminoinsight.com. Questo è quanto ragazzi, poi ci vediamo nei prossimi giorni con altri video, sperando di riprendermi più presto. Ah, piccola notizia, Salisburgo e Dinamo hanno pareggiato, motivo per cui nonostante la vergogna andata in onda ieri sera a San Siro, il futuro è ancora nelle nostre mani. Dovremo fare 2 vittorie su 2, però è possibile ancora la qualificazione. Ciao a tutti ragazzi e nonostante tutto, sempre forza Milan.